È vero che i bambini di taglia un pochettino maggiore raggiungono delle tappe motorie in ritardo o hanno uno sviluppo motorio più lento? La risposta è no. Età e sviluppo motorio sono certamente correlati. Non è tanto l'età a governare la qualità di sviluppo motore, quanto piuttosto le stimolazioni e le attività quotidiane che i genitori hanno proposto al loro bimbo, come il tummy time, sin dai primi giorni di vita, mese dopo mese. In questo caso, ad esempio, la piccola Ginevra sta imparando a strisciare a soli 5 mesi e mezzo. Abbiamo iniziato il percorso di sviluppo motorio a soli 13 giorni di vita, quando era veramente una scricciolina, e ora, nell'arco del successivo mese, imparerà a strisciare prima e a gattonare poi. Vi faccio vedere più da vicino. Guardate come riesce perfettamente a sostenersi col busto e con le braccia, come si sostiene praticamente fino a sollevare praticamente tutta la panzerotta. Questo indica semplicemente che il bambino è quasi pronto per provare a strisciare e gattonare anteriormente nell'arco dei 2 mesi successivi, e sono delle competenze motorie veramente ottimali per un bambino di 5 mesi e mezzo. Quindi, che dire, ci vediamo nei prossimi video e vi faremo vedere come la piccola Ginevra imparerà a muoversi e strisciare dappertutto.